sicuramente il successo delle e-bike è collegato al fatto che la gente ama fare movimento. Non tutta la gente però è capace di salire queste grosse salite, in specie qua delle Dolomiti, e quindi si nota questo boom estremo anche di bici vendute con e-bike, non soltanto qua da noi, ma si vede anche sempre più nelle città, anche perché è un mezzo comodo di spostamento da un posto all'altro senza grossa fatica. Chi arriva in Val Gardena in e-bike trova un ambito ideale, sia perché noi abbiamo delle strade per i passi dove si può giostrare, si può andare in bici, ma anche a Fondovalle ci sono dei percorsi ideali per la bici stessa, sia e-bike che bici normale. E in più le Dolomiti sono famose per tutti i sentieri, sia per andare a piedi ma anche in bici stessa, dove con questa nuova e-bike, anche mountain bike, si può utilizzare questi sentieri per spostarsi facilmente da un posto all'altro. Chi non ha l'e-bike la trova anche in Val Gardena, ci sono vari noleggi di bici che offrono anche e-bike di diverso tipo. Ci sono anche degli istruttori che riescono a seguire i turisti, in special modo coloro che non sono abituati alle salite e discese, più che altro le discese. In salita si arriva su piuttosto facilmente, ma le discese, in specie se si è su terreno ghiaioso, è molto difficoltoso, si ritrovano grosse difficoltà e quindi non bisogna sottovalutare ciò. Si vede che la Val Gardena cerca di essere un passo in avanti rispetto agli altri. Abbiamo visto che c'è il trend della bici, un trend turistico in bici, ma in special modo in questi ultimi anni si è anche sviluppato questo ramo separato della bici elettrica, che non è come un motorino, ma bisogna sempre pedalare, dare la forza, quindi un movimento alleggerito nella natura stessa. Un partner strategico da quest'anno, abbiamo iniziato da quest'anno, un partner strategico sia da un punto di vista della filosofia stessa della società Bosch, e che in special modo nell'ambito turistico bici ha anche questa parte di sensibilizzazione della gente stessa per coloro che vanno in bici. Noi qua in Val Gardena abbiamo un pubblico internazionale, gran parte ancora coloro che camminano, ma c'è sempre una maggior parte di coloro che vanno in bici, e Bosch stessa ha dei aggiornamenti, delle strutture che cercano di sensibilizzare la convivenza tra uno e l'altro. E in più Bosch è un marchio internazionale come la Val Gardena stessa, sono due brand forti e si riescono molto bene a sposare in un progetto unico.